Salve a tutti ragazzi, sono Chris per lo staff di Ultimate Team FIFA Italia e vi do il benvenuto al nostro consueto appuntamento con le review. Oggi vi porto Boufal Yif, talento marocchino in forza al Lille che ottiene questa versione in seguito alla tripletta segnata nell'ultima giornata di campionato. Le prime due cose che andiamo a vedere di questa versione Yif sono il cambio posizione da COC ad ala sinistra e un upgrade notevole alla carta, mi spiego. Ottiene un più 1 velocità, più 2 dribbling, più 10 tiro proprio a causa della tripletta, più 4 difesa, più 3 passaggio e più 1 fisico. È un giocatore abbastanza forte e soprattutto divertentissimo da usare. Ha un work rate ottimo per quel ruolo. 5 stelle skill, una bella agilità e soprattutto con questa versione anche un bel tiro. Infatti sicuramente appena scenderà un po' di prezzo lo ricomprerò e me lo terrò in squadra perché wow, tanta roba. Soprattutto se poi fate una League One con lui e Ben Arfa COC, entrambi 5 stelle skill, beh lì c'è solo da divertirsi. Ma andiamo subito a vedere le statistiche nel dettaglio per capire quali sono i suoi pregi e i suoi difetti. Iniziamo subito dalla velocità, un 87 sulla carta che diventa 87 accelerazione, 87 velocità scatto. Per quanto riguarda il dribbling abbiamo invece un 87 sulla carta che diventa un ottimo 93 agilità, un buonissimo anche qui 91 equilibrio, 73 riflessi valore discreto, 84 controllo palla e 87 dribbling, valori nella media nulla di eccezionale, però insieme all'agilità lo rendono molto sexy da usare. Passando al tiro troviamo la caratteristica che più hanno migliorato con questa versione IF. Come ho detto prima, un aumento di più 10 e da 70 passa ad 80 sulla carta, che diventa un ottimo 86 posizionamento che per un esterno è tanta roba. 81 finalizzazione, ci sta a valore nella media, nulla di eccezionale. 82 forza tiro, qui stessa cosa dalla finalizzazione. 75 tiri dalla distanza, ma vi garantisco che in game è qualcosina in più. 80 tiri al volo e 78 calci di rigore. Come sempre, quando parlo di un attaccante, le statistiche difensive le salto senza troppi problemi, soprattutto se, come in questo caso, il giocatore è alto o basso di work rate e quindi di difendere non ce ne frega nulla. Quindi andiamo direttamente alle statistiche di passaggio e troviamo un 77 sulla carta che diventa un discreto 81 visione, 72 cross, qui altra pecca, i cross difficilmente riescono, 74 precisione punizioni, non esattamente uno specialista. 80 passaggio corto, che è il valore che più ci interessa più o meno, 68 passaggio lungo e 73 effetto. Anche qui per l'effetto stessa cosa da dire dalla distanza, sulla carta valore abbastanza bassino che però in game risulta molto 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 più alto, soprattutto nei tiri a giro. Passando al fisico troviamo quello che è veramente il grosso 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 difetto di questo giocatore, non c'è una statistica buona. Ma andiamo a vedere nel dettaglio. Abbiamo un 50 sulla carta che diventa 34 elevazione, praticamente non salta. 71 stamina che lo porta ad essere già stanco al 65esimo, 70esimo massimo. 40 di forza fisico e questo in parte compensato dall'equilibrio, ma neanche tanto. E 47 aggressività che lo porta a non aggredire mai il difensore in possesso di palla. Peccato perché se non fosse per le statistiche del fisico sarebbe molto più completo e molto più forte. Come al solito, prima di andare a riepilogare pro e contro, vi do qualche consiglio per utilizzarlo al meglio. Il primo è sicuramente quello di usarlo come ATS, non tanto esterno perché tante volte il terzino di fisico riesce a coprirlo. Quindi giocando a TS più vicino alla porta, magari con un inserimento, visto anche l'ottimo posizionamento e la velocità, riesce a superare tranquillamente la linea difensiva senza farsi lanciare in aria. L'altro consiglio che vi do è quello di imparare bene, non tutte, ma la maggior parte delle skill da 5 stelle. Perché è un giocatore forte, sì, però è il classico giocatore che bisogna saperlo usare per farlo rendere bene. Per finire andiamo a riepilogare i pro e i contro di questo giocatore. Tra i pro assolutamente agilità, velocità, dribbling, posizionamento e le 5 stelle skill che non fanno mai male, anzi. Tra i contro, come ho detto prima, tutte le statistiche del fisico: elevazione, resistenza, aggressività e forza fisica. Come voto finale gli ho dato 8 nonostante abbia abbastanza difetti, perché basta prenderci la mano ed imparare ad usarlo per fare la differenza. Veramente tanta tanta roba. Con questo il video finisce qui, vi ricordo di passare dai nostri social, lasciare un like e commentare per sapere cosa ne pensate. Ciao ciao!